a fare con me stessa. Ecco. Chi c'è la chiave della comunanza? È sparita la chiave. Cioè Roberto mi ha detto che c'è di tutto. No, io non ho preso. Ma l'ha preso quel ragazzo per tutto. Luciano? No, Luciano non l'ha preso. Dove si mettono a fare? Ecco, stiamo per Cido e sto riprendendo i pannelli. Se si vedono da là, cavolo. Che hanno esposto. Questo che luogo è? Questo credo sia lo Tibet, uno dei, non so se è Kama, uno dei... Uno dei monasteri del Tibet. Ma dai. Prendiamo i vari pannelli esposti. Questo è il primo. Secondo. Tanto pare sempre comune, comune. Non gli diamo niente. Non diamo niente. Dove sta la Gio Cristina? Sì, ecco va, Kathmandu. Oh, che bello, che bello, che bello. Ma se non mi organizzano un viaggio in Tibet e Corral, se non ci vedi. Sì, va bene. Ah. Belle montagne. Oh, eh? Ha ricorato, ha ricominciato.
Senti, quella tovaglia la nostra adesso se la... Adesso te la... Pigliela, se poi asciuta. La stiro, poi la... E le mollette pure ritira, perché sono personali. Ah sì? Che riprende pure la luce. Sì. Porco cane. Stacca, no. Vabbè. Ha parlato Cristina. Eh? Ha parlato Cristina. Lo lascio per... per testimonianza. Cristina, la moglie di Adriano. E sì, ti ho detto, tutte quelle che vedi, le mollette, le ritiri. Sì, oh, balla. Perché l'hanno messo la storta? No, è già nata. Tu stava lì, cioè, lei era nata. Questi profumi sono le abitazioni private. Sì. Sì. Yeah.
quello lì è. La casa è bella. Scendi sotto dove sta la fontana, no? Vai all'archetto della fontana, poi giri subito a sinistra e tutta la scalina da lì giù. Sì, in tutte le scale c'è una porta, c'è una volta. Sì, 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 forse è meglio coprire quelli che stanno sopra, comignolo da qui, si vede. Arrivate a San Severino, al semaforo girate a destra, direzione Cingoli, va bene? Poi dopo da lì mi richiamate. Oh, that's not...
della zona di militare, un aspetto del sud, in questo caso è il mandala di Tara, un aspetto femminile del sud, e quindi suoni disegnati come un loto, suoni petalo e scritta una sillaba sacra legata alla, al mantra, alla preghiera. Thank you.
uno spettacolo di danze sacre tibetane, per cui questi stessi monaci si esibiranno in danze sacre legate alla tradizione religiosa buddista, e sono danze fatte con maschere, con strumenti tipici tibetani, indosseranno degli indumenti particolari, anche questi sono danze dove dietro c'è comunque uno studio filosofico, perché è un modo per trasmettere alla gente comune l'insegnamento del Buddha, e quindi è un modo di comunicare con le persone attraverso l'insegnamento. Ascolteremo anche dei canti di tradizione popolare, quindi non legati alla tradizione religiosa, questo sempre per ricordare il Tibet in tutto quanto, sia per quanto riguarda la tradizione spirituale che non.